Fit 2014, Borsa Internazionale del Turismo. Dal 13 al 15 febbraio. Il tuo business al centro del mondo. Seppur in un piccolo spazio, Ostuni ha voluto essere presente in questa fiera ed è uno dei due comuni presenti con uno spazio a sé, cioè l'altro è Fasano. Intanto, assessore, come sta andando? Indubbiamente è una vetrina importante e per chi ha desiderio di far portare giù numeri importanti devi essere presente. È inutile dire che nessuno arriva per caso, quindi quello che si segue, io dico, prima o poi si raccoglie. Il 2013, pur contro le controtendenze di mercato, la Puglia ha avuto degli aumenti notevoli, proprio in presenza di stranieri. E il nostro territorio, proprio quello brindisino, in particolar modo quello dei nostri tre comuni più importanti, Ostuni, Fasano e Carovigno, l'hanno fatta da padrone. Quindi voglio dire, sicuramente soddisfatti e orgogliosi del lavoro che si svolge. Quindi bisogna sempre continuare perché sicuramente i risultati poi arrivano. Intanto un primo bilancio, come sta andando? C'è curiosità verso la terra di Brindisi, verso Fasano? Verso terra di Brindisi, verso Fasano c'è tanta curiosità e devo dire che rispetto allo scorso anno sta andando molto ma molto bene. Io credo che il format che quest'anno abbia adottato la fiera, la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, sia stato vincente. Infatti oggi e ieri la fiera era aperta agli operatori del settore e c'è stato un gran numero di visitatori, compresi personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, abbiamo visto un po' di tutto. Devo dire che nell'amministrazione di Fasano quest'anno non era intenzionata a partecipare alla BIT, ma poi ci siamo ricreduti in quanto abbiamo pensato che come ad una grande sfilata non può mancare la modella di punta, ad un grande evento come questo non poteva mancare una perla come il nostro comune, senza presunzione, perché posso già affermare che gran parte delle nostre strutture hanno già tante ma tante prenotazioni per la prossima stagione e quindi devo dire che con questo coronamento, con la presenza della BIT, possiamo ancora di più promuovere il nostro territorio presso quegli stati che ancora sono lontani da noi, come per esempio il Giappone quest'anno. Ecco, una nota positiva, sia Fasano che Ostuni sono state le uniche due cittadine della provincia di Brindisi presenti in uno spazio, seppur piccolo, però proprio. Sì, noi veramente avevamo chiesto asilo presso lo stand della Regione Puglia, ma quest'anno loro hanno adottato il format di ospitare solo ed esclusivamente gli operatori turistici e non i comuni. Quindi come per lo scorso anno, anche quest'anno il comune di Fasano si è attrezzato con il proprio stand. E devo dire che sta richiamando molta attenzione, anche perché presentiamo anche l'enogastronomia locale, non solo il territorio che ormai, voglio dire, è noto a tutti, però quello che richiama tantissimo, oltre alle bellezze naturali del territorio come il mare, la collina, i nostri uliveti ormai internazionali, anche la nostra cucina.